Germania sovrasta la Grecia e vola alle semifinali dell'Europeo con un netto 4-2. I tedeschi eguagliano così il loro primato di 4 vittorie in una singola fase finale di questo torneo, già realizzata nelle edizioni del 96 e del 2008. A Danzica il risultato si sblocca solo al 39esimo del primo tempo, con Lahm che con un tiro a rientrare trafigge Sifakis. I tedeschi dominano il campo ma ne traggono il beneficio minimo, e così al 55esimo arriva a sorpresa il pari greco. Discesa sulla destra di Salpingidis, cross a Samaras, omonimo del neopresidente ellenico, che in estremis ha disertato la serata, gela Boateng, Neuer e in tribuna anche la cancelliera Merkel. Ma è un'illusione che dura poco più di 5 minuti, che dire, poi Klose al 68esimo e Reus al 74esimo chiudono i giochi, e la Merkel si lascia andare ad un'esultanza alla Pertini, ininfluente nel finale il rigore trasformato da Salpingidis. In semifinale a Varsavia gli uomini di Löw se la vedranno con Italia o Inghilterra.